e fare le barricate. Io penso che sì, in effetti l'abbiamo aspettata, ma questa è una squadra che ha speso soldi, dovrebbe vincere il campionato, per cui non potevamo venire qua e giocare in avanti. Se giochiamo in avanti non lo so, insomma, poi come si mette la partita. Noi stavamo giocando bene, io penso che fino a 4 minuti alla fine una palla gol l'hanno avuto sul tiro del lotto loro da fuori area, poi penso che queste grosse palle gol non ne hanno avute. Sul gol avete visto tutti quanti quello che ha combinato l'arbitro, per cui poi dopo è normale che a 3 minuti alla fine prendere un gol, la squadra cerca di reagire e poi ne prende altre 2, 3, 4, ma a questo punto non serve più a niente rimanere lì e cercare di contenere le sfuriate. Comunque a questo Venafro per salvarsi manca ancora qualcosa, condivide? Sì, ma io già ne avevo parlato col presidente, volevo vedere la squadra. La squadra secondo me ha reagito benissimo dopo alcune vicissitudini, così è successo durante la settimana. Poi ne parleremo in società e vedremo di fare qualche piccolo sacrificio e aggiustare questa squadra. L'impegnone vista oggi ha dimostrato di meritare la leadership del girone. Sì, secondo me è una grossa squadra, è una grossa realtà. Però io direi che di qui alla fine, insomma, bisogna lottare con 2 o 3 contendenti per la vittoria finale. Il più bravo di oggi del Venafro e dell'Olimpiagnone? Ma io di solito non faccio mai così una classificazione dei miei. Tutti hanno dato quello che potevano dare, io sono più che soddisfatto dei miei. L'Agnone, ma io ho visto un complesso bene amalgamato, una squadra ben impostata, insomma. Che sera trista, che chiare luna, Luca non parla, no. Il Venafro che cercava il riscatto trova ad Agnone un'altra sconfitta, ancora più amara perché maturata nel finale. Quello di Cavallino, subentrato in settimana al dimissionario Molliconi, è stato un brutto esordio. Dopo il KO interno di domenica scorsa, al Venafro non sono bastati neanche il rientro di Briola e il ritorno di Giannini. L'Olimpiagnone, che ha condotto l'incontro sempre in attacco, solo nel finale ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva. Cerimele, un derby difficile, l'Olimpiagnone ha sudato le proverbiali 7 camicie. Ma è chiaro, per venirne a capo siamo dovuti arrivare fino al 60esimo, 65esimo. Comunque l'Olimpia ha dominato il campo come meglio voleva e come poteva. Ha saputo fare, perché l'Olimpia oggi ha disputato una grossa gara. Inutile stare qui a sentire, non so, le lamentele degli ospiti. L'Olimpia, loro si sono chiusi e l'Olimpia ha dominato da cima a fondo. I venafrani hanno contestato soprattutto l'operato del direttore di gara. Potrei, non so, capirli per quanto riguarda l'espulsione, ma io ero distante dalla panchina. Loro recriminano sull'espulsione di Barile, ma comunque non lo so fino a che punti. A che punto si può stare in trincea per 90 minuti? Non sono venuti avanti una volta che fosse una volta sola. Stare in trincea o prima o dopo si prendono sempre i gol. Il gioco del calcio va fatto a tutto campo. Non è che stiamo a scoprire l'acqua calda. Comunque questo è il gioco del calcio. Si gioca se va avanti, si va indietro, ma si va in 10 persone, escluso il portiere. Oggi l'Agnone l'ha saputo fare. Con i 2 innesti è stata superlativa.
Tutto come da copione al fisco d'avvio, splendida cornice di pubblico e grande tifo sugli sfalti. Agnone Venafro è un derby che riscopre antiche rivalità. La correttezza non manca. L'Olimpia Agnone accelera subito, vuole essere convincente, in parte lo è. Il Venafro si dispone subito in trincea, accorce gli spazi, cercando di soffocare sul nascere, anche con qualche fallo, le iniziative dei padroni di casa. Giannini si piazza subito su Marchetti, la corsia di sinistra è sgombra, Fazioli, libero da marcature, non incide quasi mai. La manovra agnonese risulta più brillante sulla fascia destra. Il Venafro qui su questa corsia qualche volta in affanno. Le munizioni ci sono, ma la squadra granata non sempre riesce a far fuoco sull'avversario. Marchetti per ben due volte spara fortissimo, ma Guglielmo si supera con i due interventi strepitosi. Poi il Venafro, schierato bene da Cavallino, difende lo 0-0. Nella ripresa l'Olimpia Agnone, sospinta a gran voce dal pubblico locale, va all'arrembaggio con il pugnale fra i denti. A Fazioli subentra il nuovo acquisto Barbiero, anche lui prelevato dal CEP Castel di Sangro. Entra Gennaro Barbiero, l'ultimo acquisto dell'Olimpia Agnone. L'Olimpia Agnone si letteralmente trasforma nella ripresa, soprattutto nel finale. No, non è certamente dipeso dalla mia entrata, diciamo che ho dato il mio modesto contributo e ci è andata bene. E il tuo, eri praticamente al debutto, come hai visto questa squadra? Ho visto un'ottima squadra, ci mi è piaciuto soprattutto per la voglia di vincere, il carattere. La pressione agnonese si fa ancora più insistente dopo l'espulsione di Barile. Cavallino risponde con l'innesto di un altro difensore, Cioffi, che rileva l'inconsistente Briola. Il forcing agnonese è ammirevole, non sempre lucido, anche poco concreto. Le mischie in area venafrana comunque si sprecano. Il Venafro restava rinchiuso come in una gabbia, usciva una sola volta dalla sua tana. Pagano, da buona posizione, giungeva scordinato e sciupava tutto. Quando anche la speranza per gli agnonesi cominciava ad affievolirsi, Cerimele e Bucci mettevano anche Casciato. La mossa risultava vincente, proprio dal nuovo entrato partiva l'azione decisiva. Il taglio di Casciato era perfetto, Barbiero sfuggiva al suo avversario come una viscida saponetta e con un tocco dosato metteva al centro. Di Gregorio si ricordava di essere il goleador di sempre e con uno scatto fedino anticipava tutti e metteva in gol. Mario Di Gregorio, finalmente un gol decisivo, tutti lo aspettavano. Finalmente è arrivato, dopo tanto tempo. Comunque ci ho creduto fino all'ultimo e sono stato premiato. Un gol da dedicare a chi? Beh, ci sono tante persone che devo dedicare, diciamo a tutto il pubblico di Agnone e anche alla mia ragazza. Una partita molto difficile, un avversario ostico il Venafro. Un avversario ostico perché giocavano tutti in difesa. Arrivavamo sulle fasce, crossavamo e rispingevano di testa. Per cui era difficile giocare, troppi difensori. Poi è uscito il gol e ci siamo buttati e abbiamo vinto. 1-0 e grande entusiasmo dei tifosi agnonesi, impietriti quelli di fede venafrana. Tonificata dal vantaggio, l'Olimpia Agnone addirittura straripava, Casciato e Barbiero infilavano il tris. Per l'Olimpia Agnone era la quinta vittoria consecutiva, per il Venafro un altro boccone amaro davvero indigesto. Comunque, tempo per rifarsi ce n'è. Mister Bucci, oggi si è avuta la dimostrazione che si possono fare 3 gol in 5 minuti. Nel calcio è tutto possibile. Ma nel calcio è tutto possibile, solo che loro avevano perso Barile e quindi avevano perso tutti, gli erano saldate un po' tutte quante le preparazioni che avevano fatto e quindi è andato bene per noi. Comunque abbiamo vinto, noi non è che non meritavamo la partita, in quanto Guglielmo sa che cosa ha fatto al primo tempo. Se il portiere fa parte della squadra sono d'accordo, però avevamo premuto per tutto l'arco della partita, quindi non è che abbiamo rubato qualche cosa. Loro erano venuti per il pareggio, lo stavano ottenendo, indubbiamente giocando anche bene, non è che io sto a dire che non stavano giocando bene. Comunque si è arrivato il gol, poi è chiaro, è finita la partita. Guglielmo, portiere del Venafro, bravissimo in almeno 2 circostanze nel primo tempo. La partita si è decisa negli ultimi minuti, proprio agli sgoccioli. Io penso che la partita si poteva decidere solo in questa maniera, con un arbitraggio del genere. Non lo so come la Lega Campania riesce a mandare una terna così. Secondo me, come
andava la partita, doveva finire sullo 0-0. Se poi succedeva qualche gol, però normale che noi dall'uscita di Barile, non so perché l'abbia espulso, lui ha chiesto solo spiegazione del fallo e quando non c'era l'ha espulso e abbiamo beccato questi tre gol. Vi siete troppo difesi, come mai? Ma niente, purtroppo si sapeva che noi siamo venuti qui, diciamo abbiamo cercato di fare il nostro gioco, poi c'è stata questa supremazia dell'Agnone, cioè non è che ci siamo difesi molto, ma abbiamo fatto la nostra partita.